Angela Cerbi, fra il film radio della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Sono molto contento di essere qui con Stefano Accorsi. Buongiorno Stefano. Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti. Uno dei protagonisti del film di chiusura Lasciami Andare di Stefano Mordini, che questa sera conclude la kermesse cinematografica. Senti, un film che è se dobbiamo definirlo un thriller psicologico vagamente paranormale, ambientato in una città che di fantastico come Venezia ha molto, girato in inverno, ed è la storia di un padre, sei tu, che ha perso un figlio e che adesso sta per averne un altro, ma qualcosa succede che tutte le sue certezze di questa vita nuova vanno un po' a essere scosse. E è un ruolo molto, molto complesso, secondo me, no? Credo sia stato un ruolo molto complesso, perché tu hai questa doppia linea narrativa che devi mantenere, questa personalità che si divide nel personaggio, che rimbalza tipo da un lato all'altro. Sì, hai detto molto bene, un uomo che appunto ha perso un figlio e anche si è separato dalla madre del figlio che ha perso, perché poi purtroppo spesso in questi casi per una coppia è difficilissimo riuscire a sopravvivere alla perdita di un figlio. Si è rinnamorato di un'altra donna e aspettano, come dicevi giustamente, un figlio. Quindi è sicuramente un uomo che, anche se magari con forza di volontà, vuole andare avanti, cerca di andare avanti, se non che viene richiamato dal suo passato. Che viene richiamato dal passato. Da una donna che gli dice: io adesso abito nella casa dove suo figlio è morto e mio figlio vede un bambino in camera sua, un bambino che vuole sua madre e suo padre. E il suo orsacchiotto, che il suo è orsacchiotto, fondamentale. Sì, che è un elemento assolutamente fondamentale. È vero, come dicevi, forse più un mystery che sfocia un po' nel paranormale, però è tutto giocato su una chiave di credibilità, perché poi è vero che anche rispetto al mio personaggio, secondo me, anche se questo è un caso molto specifico, ma questo film racconta anche un po' di quelle fasi della vita nelle quali uno finisce una parte anche dolorosa magari della sua esistenza e vuole passare ad altro. Ecco, raccontiamo quella zona grigia, non si avanza mai in modo preciso e deciso, si vanno tre passi avanti, uno indietro, poi un balzo indietro di 10 metri, poi si corre avanti e questo secondo me racconta sì, questa in più, cosa. In più il tuo personaggio è anche un personaggio che ha un passato molto difficile di alcolista, si capisce che ha quasi superato quella fase, però ha sempre una doppia, è sempre molto diviso tra essere un razionale e a dover forzatamente a un certo punto provare a credere alle cose che succedono, perché sono troppo evidenti, sono troppo spiegate. Sicuramente dopo la perdita del figlio ha avuto un momento il personaggio di problemi con l'alcol, infatti lo vediamo in un centro di alcolisti anonimi. E sì, io credo, guarda, io non dedico tanto tempo, diciamo, alle energie o alle presenze, non ci ho mai messo molto la testa, diciamo. Però una volta ho avuto un'esperienza dove, non ti so ben dire, ma ho avuto la netta sensazione che ci fosse qualcosa in una stanza e non ero solo. Eravamo in due, facevamo tutt'altro. E a un certo punto ho sentito veramente un'emozione forte. In realtà tutt'altro è che stavamo dormendo, quindi mi sono svegliato con una sensazione davvero fortissima e strana, con i brividi anche, non di freddo ma proprio di emozione, e mi sono reso conto che l'altra persona si è svegliata anche lei, perché ha detto una cosa, e ha detto una cosa che era esattamente quello che sentivo io in quel momento. Questo secondo me è anche quando sentiamo i racconti di persone che dicono di aver avuto contatti con queste presenze e sono racconti sinceri, ci emozionano in un modo molto profondo, arcaico quasi, in una parte arcaica dentro di noi. Ed è vero, come dici, quelle forze sono più forti di qualunque resistenza razionale che uno possa frapporre, perché hanno a che fare secondo me con un modo nostro di sentire del quale ci siamo dimenticati, siamo distratti da tutto, no? Anche nei momenti liberi abbiamo il telefono in mano, non c'è veramente un momento di abbandono nella nostra vita. Anche questa pandemia, questo lockdown, cioè credo che uno dei più grandi shock, al di là del dolore, dei morti e di tutto il resto, sia stato proprio non avere più il controllo delle nostre vite, quella sensazione che di perdere il controllo delle nostre certezze. Di dover stare fermi a tutti i costi. A tutti i costi, sì. Che tutto quello che per noi era la spina dorsale della nostra vita in realtà non lo era. Cioè, è strano questa cosa. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Il tuo personaggio, appunto, che è un personaggio molto, molto, molto razionale, si trova a dover fare i conti con l'irrazionale, con
soprannaturale, non so bene come chiamarlo, anche perché sì, non, è veramente facile, è veramente difficile da definire. Per un attore riuscire a tenere, cioè fare questo doppio livello narrativo, no? E tenerlo, e renderlo credibile, perché poi noi pubblico ci affidiamo a voi ci dovrete raccontare una cosa. Cioè, come l'hai discusso anche con Stefano Mordini, quale chiave di azione avete trovato? Allora, guarda, se questo film lo vogliamo definire un film di genere, io credo che ha fatto un segno. Sì, sì. Ah, ok. Lo sappiamo. Io credo che dietro a ogni buon film di genere ci sia sempre un autore. Conoscevo Stefano dal suo primo film, so che è un autore, e eravamo consapevoli del fatto che dovevamo essere precisi su certi appuntamenti e poi invece anche cercare emotività e abbandonarci in altri momenti. Stefano lavora con la musica, per esempio. Avevamo molto Nick Cave in scena e lavora molto con i suoi attori e anche con l'abbandono in certi momenti. Non arrivi sapendo già allora metterò la macchina qui. Spesso è ok, fuori tutti, restiamo solo io e gli attori. Come la fareste? Come la facciamo questa scena? E la macchina da presa spesso racconta in base, trovando anche degli angoli interessanti narrativi, ma in base a quello che è venuto fuori da quel lavoro che si è fatto a monte. Bene, io ringrazio molto Stefano Accorsi per essere stato con noi per il film Lasciami andare di Stefano Mordini alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Angelo Acerbi per Fred, Festival Insider.